Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia e i nostri cari. Avanza per tutti i segni di oggi giovedì 10 dicembre 2020. Oroscopo Pesci di oggi giovedì senza infamia e senza lode non potete classificarlo come un giovedì noir, ma nemmeno rosa. Insomma, una via di mezzo, poniamo nocciolo o liquirizia, comunque sapori appetibili. Il raggio più interessante che vi colpisce è quello di Venere acquatica in Trigono, sostenuta dai tre residenti in Capricorno, Giove, Saturno, Plutone. Ancora per poco, perciò godetevi il loro appoggio e fatene tesoro. Meno brillante il lavoro, specie per chi punta molto in alto, pur non avendone al momento né le credenziali né le opportunità. Occhio ai conti, che col rosso Marte in seconda casa minacciano di andare in rosso anche loro. Favori e prestiti anche stavolta dagli amici, ma non prendeteci il vizio. Secondo le previsioni astrali di Paolo Foss, oggi avrai la netta sensazione che qualcosa stia cambiando. Da lunedì prossimo comincerai a risalire la china, ma tu dovresti sforzarti di accettare le cose per come sono. Se una relazione è finita, non potrai tornare indietro sui tuoi passi. Sforzati di guardare avanti. In amore c'è chi bara con voi due punti, ponete molta attenzione e cercate di scansare i naufragi. Si apre una fase nuova due punti, il ritmo degli avvenimenti sarà dettato da Giove che vi assicurerà alcuni successi fondamentali. Punto e se avete delle idee ambiziose è giunto il giorno di metterle in pratica. Sarai ottimista, attirando su di te le migliori situazioni. Sorprese. Favoriti i cambiamenti. Riceverai favori. Possibili nuove conquiste in serata. Ti sentirai carico, pieno di energia. Una donna ti sarà di grande aiuto. Un possibile regalo, una vincita al gioco o soldi che attendevi da tempo. Guardate all'amore da un'altra angolazione, due punti, vi accorgerete che vi sorriderà molto di più. Non siate così sicuri di aver perso delle occasioni preziose nel passato, due punti. Oggi leggerete tutto sotto una luce diversa e vedrete alcuni spiragli importanti per la soluzione dei vostri problemi. Molti potrebbero sentirsi inutili o inappropriati, due punti. Si tratta di una sensazione passeggera. Punto e se vi sentite schiacciati sotto il peso dei condizionamenti del passato, non avete da fare altro che recidere i ponti con quest'ultimo. Non lasciarti disorientare da imprevisti in casa e non trascurare il riposo. Eccellente accordo con i figli o parenti stretti. Sarai fortunato. Un problema si risolverà. Un gemelli ti sarà alleato. Eccellente giornata per abbellire la casa o riordinare le tue cose. Marte spendaccione in seconda casa, ma questa non è una novità. Spendete tutto l'anno, figurarsi a Natale, incoraggiati oltretutto dalla coppia Sole Mercurio allo Zenit. Avete un sacco di persone a cui testimoniare il vostro affetto, e soprattutto siete attratti da così tanti oggetti e libri che non potete fare a meno di regalarne, mica li potete tenere tutti in casa vostra. Diverrebbe un magazzino? La vera amica del momento è Venere, ipersensibile ed erotica in Trigono, grande sostegno anche dai vecchi amici Giove, Saturno e Plutone in sestile. Peccato possiate contare su di loro solo per un'altra settimana, ma perché crociarsi subito? Godetevi il qui ed ora, poi si vedrà. Amore ed Eros. Pappa e ciccia con il partner, sia sul fronte del cuore che su quello del sesso. Supporto anche dagli amici che vi conoscono e vi sostengono, nonostante i vostri colpi di testa che vi spingono a chiedere loro piccoli prestiti e favori, costringendo loro a concederveli, come si può lasciare un povero pesciolino a dibattersi in acque paludose? Osserviamo come canta un interprete dei pesci quando parla di sentimenti. E capiamo come si possa conquistarlo, nel caso ne siate innamorati. Le emozioni si esaltano nel segno tra i più capaci di sostenere le burrasche di tormentose passioni, capaci di vivere sino in fondo gli amori sublimi. Impossibile non rintracciare interpreti che seguano l'onda di questo affascinante richiamo. Veri e propri cantori dell'Ars Amandi. Poeti, folli. Riuscire a conquistare un cuore pesci? All'apparenza può sembrare facile, data la loro docilità e la frequente disponibilità all'innamoramento. In realtà l'impresa può risultare ardua.
bisogna armarsi infatti di un saldo senso pratico per guidarli, senza scordare un tocco di romanticismo per farli sognare. Ascoltiamo Lucio Dalla, Lucio Battisti, Luciano Ligabue per farci un'idea. Lavoro e denaro. Il vostro lavoro oggi è soderare il portafoglio e la carta di credito, con la scusa del cashback finite che spenderete 10 volte tanto quello che avreste investito gli anni scorsi. Benone il lavoro per chi si autogestisce, o con il capo, ha saputo creare un rapporto di collaborazione così stretta che praticamente vi considera non un dipendente, ma un socio e un amico. Complicità la parola d'ordine per tutto lo staff. Se poi agite in proprio oggi punterete a 100 per arrivare almeno a 85. Dalla vostra avete un saggio Saturno nel prudente e asennato Capricorno che vi permette di non avere ansie economiche, e dunque di procedere al rito dello shopping natalizio con equilibrio, buon senso, notevole capacità di scelta. In special modo se siete nati in marzo. Benessere. La salute tiene, che è un piacere, solo le gengive mostrano qualche debolezza, buono il torrone, ma poi eccovi qua, alle prese col collutorio, e la pomatina schiammante all'aloe. Poco male rispetto a quello che gira nel mondo, e, a proposito di mondo, è da lontano che arrivano i vostri rimedi, e le tecniche salutiste preferite. Cina, Giappone, India. Riguardo alla saggezza i latini dicevano: ex Oriente Lux, e voi su questa massima vi ritrovate perfettamente d'accordo. Per lei? Per l'amica in piena crisi sentimentale trovate sempre le parole giuste per consolarla, niente di più calzante del vostro esempio, dopo 999 sconfitte, è arrivato l'uomo giusto, e state per sposarvelo. Per lui? Bellezza e armonia sempre al primo posto tra i vostri ideali, la pace, l'amicizia, la giustizia e il rispetto per la natura e l'umanità. Ultimo della lista il denaro, e infatti si vede, siete sempre al verde. Colore delle emozioni. Rosa conchiglia. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 6. Finanze. 5. Benessere. 7. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!